Cerchiamo di conoscere oggi un personaggio che già moltissimi conosciamo, ma oggi cerchiamo di inquadrare, oltre all'artista, anche l'uomo. Sto parlando di uno dei cantautori più importanti della musica italiana, Don Bachi. Don Bachi inizia a suonare la chitarra da ragazzino. Dopo aver visto al cinema nel 1956 il film Senza tregua il rock and roll, comincia quindi a cantare il genere con il gruppo dei Golden Boys, lavorando di giorno come impiegato in una conceria di pellami e usando anche il nome d'arte di Agathon. Nel 1960 incide il suo primo 45 giri, registrato a Roma, autoprodotto, contenente le canzoni Volo lontano e Solo con te col nome di Agathon e i Pirati. Fin da subito compone le sue canzoni e con la ballata di Frank Balloon viene in contatto con il clan celentano, detto Mariano, ma è grazie a Milena Cantù che riesce a farsi produrre questo disco. Partecipa varie volte al Cantagiro con ottimi piazzamenti. Tanti festival di Sanremo lo hanno visto ai primi posti, sia cantando in prima persona che con pezzi composti per altri grandi interpreti come Mina, Celentano, Vanoni e tanti altri. Entra nella sua vita anche il cinema e con Celentano compaiono nei panni di due frati nel film Il Monaco di Monza per la regia di Sergio Corbucci. A seguire I Sette Fratelli Cervi di Gianni Puccini e Banditi a Milano di Carlo Lizzani. Ma lui ritiene il 1965 l'anno in cui è veramente decollato come cantainventore con la canzone L'amore. Scrive successi grandissimi come Pregherò, L'immensità. Pochi però sanno che Don Bachi è anche un pittore e uno scrittore. Il suo primo libro è Io che miro il tondo, pubblicato da Feltrinelli. Don Bachi diventa così uno dei pochi personaggi della musica che sposa l'arte a tutto tondo.